Quando la pasta non è al dente, il cuoco è un deficiente. Il Giro d'Italia con Sapor Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapor Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Sempre più famiglie indigenti strozzate dall'usura in Irpinia. Questo è il preoccupante scenario che, dopo l'allarme lanciato da Sindaco Foti a margine della festa della polizia, sulla scia dell'operazione Revenge condotta dai carabinieri, trova conferma nelle parole di Sergio Barbato della Fondazione Antiusura Moscati. Poche le vittime che però denunciano gli strozzini per vergogna, mentre i fondi non bastano per fronteggiare la pericolosa emergenza sociale. La fondazione che fa? Come obbligo istituzionale quello di favorire coloro che stanno per essere sottoposti ad usura e coloro che sono già usurati. Non sempre però tutti i casi si riescono a risolvere, a dire la verità, perché innanzitutto c'è un fenomeno, diciamo così, di omertà, anche di indigenza, di preoccupazione, di imbarazzo di chi è sottoposto o sta per essere sottoposto ad usura, di rivolgersi comunque a queste organizzazioni che sono senza scopo di lucro. C'è, diciamo così, un'attività molto intensa, però il più delle volte, torno a ripetere, la questione diventa difficile, irrisolvibile, perché i casi sono proprio eclatanti. Certo, chi è che si rivolge a voi? Prevalentemente famiglie, sembrerà strano, ma sono prevalentemente famiglie che sono sottoposte, diciamo così, a questo tipo di attività perché per tanti motivi. Non è esclusa anche la ludopatia, che è una delle cause che ha determinato comunque un sovraindebitamento che poi ha creato di fatto l'esigenza di. Però volevo dire anche che, a parte sulla legge sull'usura di recente, insomma da non molto tempo, c'è anche una legge che prevede la soluzione delle crisi da sovraindebitamento proprio per soggetti privati, per cui potrebbe essere ben attivato questo strumento se almeno avessimo la possibilità di fare convenzione con l'ordine dei dottori commercialisti, di cui faccio parte fra l'altro, e quello degli avvocati per il patrocinio legale di queste forme di assistenza che comporterebbero automaticamente una falcidia dei debiti contratti da sovraindebitamento, ovviamente se c'è meritevolezza da parte del soggetto richiedente. Famiglia quindi sempre più indigenti che si volgono. Sì, poi. Purtroppo o si perde il posto di lavoro, è quello, diciamo così, un circolo vizioso, si perde il posto di lavoro, ci sono le rate da pagare, ci sono le tasse e quant'altro, e quindi ci si rivolge purtroppo a situazioni che sono molto borderline o comunque sicuramente fuori legge.